Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. No, si è ancora lontani dal modello quello definitivo. Ha detto perché forse in questo momento siamo più protesi a non volerle prendere, quindi siamo molto bravi nella chiusura degli spazi, però forse ci manca quell'aggressività ancora che a me piacerebbe vedere nella metà campo avversari. Sì, forse, anzi sicuramente è così, il mister vuole che pressiamo sempre, però in questo momento è anche difficile perché alla fine siamo in piena preparazione, le gambe a volte ce la fanno, a volte no, a volte ci proviamo a andare a pressare, ma magari la gamba non ci arriva mentre la testa vorrebbe, quindi io credo che la strada è quella giusta da percorrere. È logico che bisogna, per fare il gioco come vuole lui, bisogna star bene di gambe, di testa, perché andare a 1000 all'ora sempre non è facile, però stiamo lavorando appunto per riuscire a fare questo. Senti, è piaciuto Massimo questo modo di proporti, quelle reincursioni della fascia, però lui chiede anche che gli altri li accompagnino. Gli altri compagni un po' troppo distanti. Sì, vuole la squadra corta, a volte andiamo a pressare e i difensori non ci seguono, a volte è il contrario, che gli attaccanti magari vanno, noi non li seguiamo, quindi c'è da perfezionare questo, perché dobbiamo giocare da squadra, dobbiamo giocare un unico blocco tutti assieme che si muove tutto assieme, ecco, perché se lasciamo degli spazi alla fine ci creano problemi gli avversari, mentre se ci muoviamo tutti insieme vicini in blocco, come dicevo un attimo fa, possiamo far bene, recuperare subito il pallone e riproporci. Viene il primo test con avversari un po' più di alto livello rispetto a chi avevate affrontati. Le risposte o le giudichi positive per quello che avete mostrato? Ma il test contro il Sud Tirol pure fu impegnativo perché era una buona squadra, quindi in questo momento è logico che non si può pretendere il massimo o il meglio da noi, bisogna solo cercare di applicarsi e cercare di fare quello che vuole l'allenatore. Secondo me quando ero in campo io per 25 minuti abbiamo fatto benissimo perché recuperavamo la palla, ripartivamo bene, giocavamo bene la palla a terra, poi abbiamo smesso un po' di fare questo e siamo andati un po' più in difficoltà. Credo che la strada sia quella giusta, è logico che bisogna migliorare perché bisogna farlo e basta, però credo che tutti noi abbiamo capito quello che vuole l'allenatore e cercheremo un po' alla volta di perfezionare tutto. Ciao Massimo, ciao. Al di là dell'aspetto fisico, cos'è che secondo te ancora manca per arrivare appunto alla perfezione che cerca Sanini? Quello che dicevamo un attimo fa, di muoverci tutti quanti in blocco, non andare a recuperare palle, quando abbiamo palla saperla gestire meglio, muoversi meglio, andare in profondità meglio, stare più uniti, ci sono tante piccole cose che vanno aggiustate, però l'ho detto un attimo fa, siamo sulla strada giusta, non si può pretendere in questo momento di fare tutto alla perfezione o benissimo quello che chiede l'allenatore, perché alla fine è tutto nuovo quello che stiamo facendo e di conseguenza ci vuole un po' di tempo prima di metterlo in pratica per bene. Giorgio, poi se c'è un'altra domanda, grazie. Ciao Massimo, come va l'intesa con Kurtic? Entrambi sembra che siete pronti a fornire sia quantità che qualità a questo centrocampo del Palermo. Sì, siamo due giocatori abbastanza simili, magari un pochino più difensivo e lui un pochino più offensivo, però le caratteristiche, meno male, sono le stesse, quindi mi trovo bene con lui, ma come con gli altri, perché anche gli altri centrocampisti sono molto bravi, quindi poi sarà l'allenatore a decidere chi dovrà scendere in campo la domenica. Noi dobbiamo solo pensare a allenarci bene e fare quello che ci chiede lui, quindi basta, alla fine noi non dobbiamo fare altro. C'è un'altra domanda? Solo per capire, hai detto abbiamo capito quello che voleva il mister, che vuole il mister da noi. Ti aspettavi che ci sarebbero voluti solo 15 giorni per cambiare mentalità o quando avete iniziato ti sembrava qualcosa di più a lungo termine? No, diciamo che l'abbiamo capito, ma ancora dobbiamo finire il metodo in pratica, perché riusciamo solo in parte a farlo, perché è un gioco molto dispendioso e ci vuole molta corsa,
da parte di tutti, perché appena salta un giocatore, due giocatori che non partecipano, tutta la squadra mette difficoltà, quindi dobbiamo non pensare più all'io, non pensare se faccio la giocata bene io, ma pensare a difendere noi, attaccare noi e tutti assieme, perché così possiamo raggiungere i risultati. Massimo, una considerazione su Ilicic, l'abbiamo visto anche più presente in fase di non possesso, diciamo che Sannino già ha lavorato bene su lui, si iniziano a vedere i primi frutti. Sì, si è mosso molto, quando la palla era più deciso e convinto, quindi credo che anche lui è sulla strada giusta e se fa così, se mette questo impegno, ha qualità straordinarie e può essere solo un valore aggiunto alla nostra squadra, perché se in forma è veramente molto forte. Grazie a tutti, grazie. Ciao. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.